Siamo col presidente dell'Assoalbergatori Nicola Mozzoni, buongiorno presidente. Buongiorno, buongiorno a tutti. Anche perché abbiamo fatto il giro di boa, abbiamo iniziato l'anno e ci sono tante le problematiche. Come saprai, eri assente a questo incontro che c'è stato con tutti i concessionari di San Benedetto del Tronto, qualcosa che va bene, qualche altra no. Come la vedi da imprenditore per quello che potrebbe essere la prossima estate? Sì, allora io non c'ero perché non avendo io di persona uno stabilimento non potevo esserci. Da parte mia, da parte del turismo e turistica, quindi alberghiera, è necessario risolvere la situazione che si è venuta a creare l'anno scorso, quindi diciamo quell'eccesso di ombrelloni in pochi metri quadri che poi dopo è venuto appunto dopo agosto. È estremamente necessario perché l'insoddisfazione è palpabile e nei questionari di fine soggiorno si nota proprio come la spiaggia di San Benedetto a luglio era molto apprezzata, ad agosto e settembre non lo era più. Quindi noi siamo tenuti a dare il supporto massimo a istituzioni, a balneari, a chiunque ne abbia bisogno per risolvere questa situazione. Ecco, ti dico una cosa che sicuramente avrai saputo, diciamo per vocio san benedettese, che giustamente l'amministrazione ha ribadito che il discorso è fermo al 2010, quindi c'erano altri amministratori a quel tempo e quindi adesso c'è questa diatriba, però a quel tempo non si è fatto nulla, quindi si porta avanti un discorso vecchio di 13 anni fa. Purtroppo sì, è un discorso sicuramente vecchio, un discorso che a prescindere dalla vecchiaia dobbiamo assolutamente risolvere. Ora, se ci sono delle vie da prendere, da intraprendere, magari anche insieme, cercare la soluzione giusta. Io credo che ci sia la soluzione, quindi basta perseguirla. Ecco, tu sei sempre a larghe vedute perché cerchi anche di fare un discorso di inserire il territorio. Siamo diciamo fine gennaio, ma c'è ancora tempo per fare dei progetti. Lo scorso anno già approntasti qualcosa col Comune di Asco per cercare di dare un senso a questo territorio? Sì, sta continuando questa cosa con la mascotte che si è creata, che poi tra l'altro è tornato il palmino, quindi sono felice anche perché è un pochettino un ritorno alle origini. Adesso lo stiamo modificando per renderlo più street, più attuale. E poi da lì partire con un colloquio con tutte le istituzioni. Abbiamo parlato con Ascoli, abbiamo parlato anche con Offida, con Acquaviva, quindi la voglia c'è assolutamente. Chiaramente con San Benedetto non lo dico neanche, ma ci parliamo praticamente giornalmente con Cinzia che è l'assessore, quindi sicuramente sì. Diciamo che ecco, questa cosa si porta avanti anche perché da soli, come sai, non si va da nessuna parte. No, in questo momento il turismo è diventato esperienziale. Un territorio può competere con gli altri, una città non può competere con nessuno. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie mille a tutti.